Domenico e cominciamo. Grazie. Grazie a tutti, buongiorno, ben arrivati, grazie a Marco, grazie a NAR, sono Domenico Di Benedetto di Thai Airways International, rappresentante vendite Nord Italia. Vi ringrazio per aver partecipato, vedo che siete numerosi, vi ritagliamo questa oretta in generale per darvi delle informazioni e degli aggiornamenti per quanto riguarda Thai Airways International. A fianco a me c'è Federica Bazzani. Buongiorno a tutti, anch'io sono uno dei rappresentanti commerciali di Thai Airways nell'area di Milano e quest'oggi, diciamo, supporterò Mimmo nella presentazione, magari guardando un pochino più l'aspetto tecnico. Possiamo Possiamo iniziare? iniziare. Prendo schermo. Allora, Thai Airways è nata il 1º maggio del 1960. La base d'armamento, la base strategica è Bangkok. In questa immagine, appunto, la Thai Com era il 1º maggio, il primo volo fu Bangkok Hong Kong, e alcuni dati statistici relativamente ai passeggeri trasportati. Nel 2018 siamo attorno ai 25 milioni su tutta la rete. Gli uffici di Milano e Roma sono stati aperti rispettivamente nel 70 e nel 78. La flotta attuale di Thai Airways International si compone di 102 aeromobili, secondo l'ultima stima dell'estate scorsa. Thai Airways, la nostra rete, le nostre destinazioni, il nostro network, quindi la base strategica, la lab, come si dice in termine tecnico, la base d'armamento, è Bangkok Suvarnabhumi Airport. I collegamenti quindi sono su quattro continenti, come vedete, Europa, allora Asia naturalmente, Europa, Oceania e, no, e Pacifico praticamente. Non c'è l'Africa, non ci sono gli Stati Uniti, non c'è il Sud America, ma voi sapete che Thai fa parte di Star Alliance e comunque c'è un collegamento indiretto anche con tutto il globo. Parlando come inizio di quella che è la nostra franchigia bagaglio, Thai prevede in economy class, in tutte le classi di prenotazione, 30 kg in stiva e 7 kg come bagaglio umano. In business class sono 40 kg in stiva e 7 in economy. Noi appunto calcoliamo la franchigia bagaglio a peso, non a numero di colli, quindi qualora i vostri passeggeri avessero tre bagagli da 10 kg, nessun tipo di problema. L'importante è che la somma dei colli non superi la franchigia bagaglio che si ha sul biglietto. In cabina invece quello rimane i 7 kg per quanto riguarda il cabin baggage, una borsa da donna, nessun tipo di problema a portarla, diciamo, extra. Questo è un piccolo riepilogo per quanto riguarda i plus che vengono offerti ai passeggeri di business class in partenza da Milano Malpensa. L'accesso alle lounge, che può essere quella Montale o Pergolesi. La Pergolesi è quella più vicina al nostro gate di imbarco ed è quella recentemente rinnovata. Viene data la possibilità della riconsegna del bagaglio a destinazione prioritaria, quindi i passeggeri di business class saranno i primi a ricevere il bagaglio a destinazione e poi tutto quello che è parte del fast track per il controllo passaporti, imbarco prioritario e ovviamente una zona check-in dedicata direttamente a loro. Parlavamo quindi dell'aeroporto di partenza, aeroporto di arrivo Bangkok Suvarnabhumi Airport. Come potete vedere è un aeroporto che si sviluppa su, diciamo, un unico terminal, quindi nonostante sia ovviamente grande, perché parliamo di 63 milioni di passeggeri che transitano circa all'anno presso l'aeroporto di Bangkok, ma avendo un unico terminal, diciamo che è agevole il transito. Non si tratta di dover prendere magari uno shuttle o appunto una navetta per cambiare terminal e raggiungere i vari gate. È piuttosto semplice transitare a Bangkok. Per quanto riguarda i servizi supplementari dell'aeroporto di Bangkok, annoveriamo appunto
le lounges, cioè le sale VIP di attesa, ne abbiamo 5 dislocate in tutto l'aeroporto. L'aeroporto, appunto, come ha detto Federica, è un aeroporto assolutamente pratico, con delle ottime indicazioni segnaletiche, c'è a volte da sganchirsi un po' le gambe, nel senso che se bisogna andare da un gate all'altro, lo si può fare tranquillamente, non parliamo di chilometri, parliamo magari di varie decine di metri, e comunque l'aeroporto è continuamente in via di espansione e di abbellimento, perché è pieno di negozietti, dove c'è la possibilità di fare compre come duty free. Per quanto riguarda Thai Airways, appunto, ricordo appunto questi 5 lounge che sono dislocati nei vari punti strategici presso i gate di imbarco. La caratteristica della sala d'attesa della lounge è quindi avere una sala per fare le docce, il bagno, degli uffici privati e piccole sale per conferenze, servizio di telefonico, internet e di fax, nonché c'è un'ampia scelta a livello di bar, di catering, caldo, freddo, aggiungo anche scelta di giornali, quindi settimanali, quotidiani, settimanali, mensili, di tutte, diciamo, a livello internazionale. Preveniamo quella che potrebbe magari essere una domanda. Spesso appunto ci viene chiesto se si può accedere a queste lounge a pagamento. La risposta è no, nel senso che vengono dedicate proprio ai passeggeri che hanno il boarding pass di business o first class per mantenere quella che è un po' l'esclusività e la riservatezza della lounge. Presso l'aeroporto di Bangkok esistono delle lounge a cui anche i passeggeri di economy possono accedere a pagamento. Senti, la base, diciamo, quella senza il supplemento, mi Scusate, sembra. sentiamo qualcuno che parla perché avete tutti i microfoni aperti. Grazie. Appunto, si può accedere a pagamento anche passeggeri economy, non sono delle lounge Thai. Quando parliamo di lounge, in questo caso di business e first class, sono proprio lounge esclusivamente di Thai. Questo giusto per, diciamo, specificare l'informazione. Ecco, in questa slide ricordiamo che Thai Airways ha ricevuto recentemente vari premi. L'ultimissimo, proprio in ordine cronologico, nel luglio 2019, quindi 2 mesi fa, lo Skytrax World Airline Award, per cui Thai Airways è risultata la migliore come World's Best Airline, quindi migliore servizio spa annessa nella lounge fra le varie compagnie aeree. Miglior staff in Asia, best airline staff in Asia, ed è la top ed è nella top 10, risalendo dalla undicesima, che era l'anno scorso, corretto, era undicesima. Stiamo risalendo un po' la china, perché eravamo nel top 10 negli anni 80, poi siamo scesi giù, eravamo 19esima 15 anni fa, 13, 12, stiamo risalendo pian piano. Siamo ora, ho l'orgoglio e il vanto di dire che siamo ora nella top 10. Parlando sempre dell'aeroporto di Bangkok, so che magari è un'informazione che per voi è scontata, ma è sempre meglio ripeterla, l'importanza di avere un unico biglietto. Questo per quanto riguarda se la vostra destinazione, appunto, la vostra destinazione finale è in uno di questi 5 aeroporti, 5 perché Samui oggigiorno viene operato da Bangkok Airways, ma ad ogni modo, se la destinazione finale dei vostri passeggeri è uno di questi aeroporti che vedete citati, la dogana viene effettuata presso l'aeroporto di Bangkok, e in modo tale che una volta raggiunti gli aeroporti di destinazione, come può essere Chiang Mai, Phuket, Krabi, eccetera, i passeggeri non debbano, come dire, perdere ulteriore tempo per effettuare la dogana. Lo stesso invece per quanto riguarda l'importanza sempre di avere un unico biglietto Thai, International e International, in modo tale che il transito a Bangkok sia assolutamente smooth, non si debba ritirare il bagaglio, fare la dogana, uscire, tornare alle partenze e rifare
fare tutta la procedura di check-in e di nuovo controllo passaporti, ma avendo un unico biglietto si fa proprio solo ed esclusivamente il transito. Ecco, Star Alliance Network, la TAI è stato il vettore asiatico fondatore di Star Alliance, e quindi insieme ad altri quattro vettori ha iniziato nel 97. Maggio 97 è stata fondata Star Alliance, e i primi cinque vettori furono TAI, Lufthansa, United, SAS ed Air Canada. Poi si sono aggregate tutte le altre 22 compagnie. In questo momento il network Star Alliance è il più consistente, è costituito da 27 compagnie aeree, copre 1300 destinazioni in totale. Chiaramente parliamo di tutte le 27 compagnie di Star Alliance, e copre 190 paesi. Come dicevo poc'anzi, la copertura è globale, cioè Star Alliance copre completamente tutto il globo. I benefici principali dell'appartenenza a Star Alliance sono l'accesso nelle lounges, il bagaglio, l'allowances, cioè la concessione del bagaglio addizionale in base alla tipologia di frequent flyer, l'upgrade in caso di priorità nel caso di imbarco. Il check-in prioritario e il check-in e l'imbarco prioritario e l'accumulo di buoni, di miglia da utilizzare non solamente con Thai Airways International, ma su tutti gli altri 26 membri dell'alleanza. Allora, questo è il programma. Mi collego, scusate, questo è il Royal Outlet Plus, è il programma frequent flyer della TAI che dà questi benefici che voi vedete elencati nella slide. Quindi in automatico il possessore della Royal Outlet Plus è il nome del nostro frequent flyer program, parte dal Royal Outlet Plus in alto a destra Platinum, che è il più alto, poi segue il Gold, oro, poi silver, argento e poi c'è quello base, quello in basso a destra, e i benefici ve li ho elencati. Thai Smile, non so se qualcuno ha già volato o comunque ha sentito parlare di Thai Smile, è fondamentalmente a tutti gli effetti una nostra compagnia aerea, è quella che viene definita una sussidiaria, compagnia aerea regionale in Asia. Il messaggio principale che ci preme passare è il fatto che non sia assolutamente una low cost, a tutti gli effetti segue quello che è il servizio di TAI. Qui vedete principalmente quelle che sono le destinazioni raggiunte da Bangkok, copre in modo capillare tutto quello che è le secondary cities, chiamiamole così, della Thailandia, e si sviluppa in modo maggiore anche in Indocina. Qui sotto potete vedere anche Thai Smile ha vinto comunque premi negli ultimi anni come miglior compagnia aerea in Thailandia e compagnia aerea regionale in Asia di TripAdvisor. Il motivo per cui comunque non è una low cost, ma è assolutamente la nostro, diciamo, braccio destro come compagnia aerea, è significativo nel fatto che avendo comunque un unico biglietto TAI e dovendo raggiungere, facciamo un esempio, la città di Surratani, il bagaglio viene comunque imbarcato e si ritrova a destinazione. Lo stesso per dire per quanto riguarda le tariffe sull'Indocina, che la rotta sia operata da Thai puro o volo Thai Smile, a parità di classe di prenotazione la tariffa è la stessa. Anche volando con Thai Smile si accumulano miglia sul programma Frequent Flyer, anche se un volo di corto raggio, quindi veramente mezz'ora di volo, viene comunque servito uno snack o un pasto a bordo, e quindi diciamo che segue tutti quelli che sono poi i servizi di Thai. Un brevissimo video giusto per spezzare un attimino l'attenzione.
Era un estratto appunto del nostro spot pubblicitario. Spero che l'abbiate gradito, è molto bello. Ne proveremo qualcosa di bello e interessante per l'anno prossimo, che sarà il nostro 60° anniversario. Per quanto riguarda l'operativo di Thai Airways in Italia, sostanzialmente ci sono delle grosse novità. Siamo al 19 di settembre, praticamente con l'approssimarsi dell'operativo invernale, con fine ottobre, Thai dispiegherà questo tipo di aeromobile, che è un Airbus 350, sia da Milano Malpensa che da Fiumicino. Aeromobile che abbiamo in servizio da quasi 3 anni, siamo stati fra i primi a Malpensa e a Fiumicino a utilizzare questa macchina. È la caratteristica principale, che è dotata totalmente di una tecnologia avanzatissima per quanto riguarda l'illuminazione interna, per quanto riguarda il sistema di intrattenimento di bordo, per quanto riguarda il comfort del sedile, ed è composto costituito da 289 posti in classe economy e 32 business class, che noi chiamiamo Royal Silk Class. Ups, no, scusate. Scusate, ecco, la Royal Silk Class, la nostra business class, noterete, ci sono solamente 32 posti, la disposizione è 1-2-1, quindi un posto finestrino, due centrali e uno laterale lato finestrino. Per intenderci, i due centrali sono posizionati in modo tale che si possono allocare le coppie oppure no, perché poi hanno a loro volta dei divisori interni. La reclinabilità è a 180 gradi. Vedete, poi le caratteristiche tecniche le vedete qua. Ecco, questo è un esempio appunto di sedile Thai. Vi richiamo l'attenzione di questo cuscinetto che vedete sulla sinistra, questa specie di materassino riavvolto. Sulla destra vedete come si può essere dispiegato, è il nostro materassino. Il passeggero che viaggia business class chiederà l'assistenza all'assistente di volo per sviluppare questo materassino e trasformarlo sopra la poltrona, a tutti gli effetti a un letto. Quindi con il relativo cuscino. Il servizio, per cui ci sono altre caratteristiche del servizio di bordo di business class dell'Airbus 350, 900, delle immagini che spero apprezziate. Sempre per quanto riguarda i passeggeri di business class, un altro, diciamo, servizio a cui possono accedere almeno 48 ore prima della partenza è, tramite il nostro sito internet, prenotarsi uno specifico pasto. Quindi eventualmente dovessero chiederlo, inserendo il pianare e il cognome, hanno una scelta di pasti, diciamo, aggiuntivi. Qualora comunque non lo scegliessero a bordo, si ha sempre la possibilità del doppio menu, la scelta del menu orientale e del menu occidentale. Eccolo qua, questa è la nostra bellissima classe economy, vi ricordavo 289 posti, le caratteristiche fondamentali di Thai e la qualità del comfort, qui ci sono delle immagini per quanto riguarda, ecco, vedete, allora il servizio è, per ogni sedile viene riportato un cuscino, un blanket, quindi una coperta. Poi la cuffia per visionare i film, per giocare con games, c'è una possibilità di scelta di 100 rotti film in lingua italiana, in lingua inglese e in altre lingue a scelta. Poi c'è una cosa bella, ma lo sapete meglio di me, la possibilità di comunicare, di chattare, se per caso un passeggero è dislocato, non a fianco a, non so, Compagno di marito e moglie, non viaggio. sono vicini, magari uno è avanti e l'altro è dietro, sapendo il numero di posto si può chattare tranquillamente, come se fossero dei WhatsApp interni. Ah, poi c'è la possibilità di comunicare con Wi-Fi, e un'altra cosa bellissima, da un anno a questa parte
da giugno dell'anno scorso la TV dal vivo, quindi quattro canali, CNN, BBC World, possono essere tranquillamente visti gratuitamente. CNN, BBC, NHK, che è l'emittente giapponese, Sport 24. Questo tipo di servizio del TV on board, cioè la TV dal vivo, che non tutte le compagnie lo danno, noi lo diamo in questo momento gratuitamente. Questo tipo di servizio, il live on board, è presente su questo tipo di aeromobili, sui 787-800. Andando un pochino più nelle novità del prossimo inverno, parliamo delle frequenze. Dal prossimo 2 novembre introduciamo una nuova frequenza da Roma a Fiumicino e opererà il sabato. Quindi il consiglio, diciamo, è qualora appunto avesse passeggeri che vi chiedono tutto ciò che è Thailandia, Indocina, insomma il nostro network, se date un'occhiata ai voli in partenza il sabato da Roma, sicuramente al momento è possibile trovare delle ottime tariffe. Per quanto riguarda la rotta di Milano, continuiamo a mantenere le 5 frequenze tutto l'anno, con una piccola novità, ovvero il volo del martedì sarà operativo fino al 13 di gennaio, dopodiché dal 14, non ci sarà più il martedì, ma opererà il venerdì. Quindi anche in questo caso il consiglio è, qualora aveste passeggeri che magari da metà gennaio in poi richiedono voli su tutta quella che è la nostra rete, di dare magari un occhio alla disponibilità del volo del venerdì, in modo tale che si possano, diciamo, trovare assolutamente delle ottime tariffe. Quindi ripetiamo, sono 5 voli da Milano e 5 da Roma, questo dal 2 di novembre, poi per tutto il 2020. Il nostro punto di forza sono sicuramente gli orari. Noi partiamo il primo pomeriggio dall'Italia per arrivare al mattino presto a Bangkok e poi eventualmente tutte quelle che sono le coincidenze per la Thailandia e oltre Bangkok. Questo significa che appunto i vostri passeggeri tranquillamente arrivano a destinazione nella prima mattinata e hanno tutta la giornata a disposizione. Lo stesso avviene per il ritorno, quando noi partiamo da Bangkok a mezzanotte 35 o mezzanotte per quanto riguarda Roma, e quindi i passeggeri hanno a disposizione tutto quello che è la giornata intera, per magari concludere il tour, concludere delle visite. Non, diciamo, la giornata non viene assolutamente spezzata a metà. L'altro, diciamo, punto positivo è per quanto riguarda il minimum connecting time a Bangkok, parliamo di 55 minuti, e in alcuni voli che riguardano Thai Smile arriviamo a 1 ora e 05. Quindi 65 minuti, però è veramente un transito, come dicevamo all'inizio, molto, molto veloce. E questo consente magari di prendere poi i primi voli per quanto riguarda magari il nord della Thailandia, piuttosto che il sud, le isole o l'area dell'Indocina, Indonesia, eccetera. Vedete, anche le tempistiche di volo sono abbastanza veloci. Due cenni proprio riguardo al pricing, che anche questo magari conoscete sicuramente benissimo, però giusto la combinabilità delle classi, quindi con Thai si possono combinare tutte le classi di prenotazione, dalla più bassa in economy alla più cara di business class, mezza andata, mezza ritorno, assolutamente lo quota in automatico. Abbiamo degli accordi con altri vettori per quanto riguarda i feeder, non avendo esattamente proprio i voli tutti i giorni, può aiutare nella combinabilità dell'itinerario, ovvero qua è un esempio di volo diretto da Milano su Bangkok, proseguimento per Kuala Lumpur, il ritorno eventualmente è un via Francoforte e mi devo fermare a Bologna per varie esigenze, lo posso tranquillamente fare. L'accordo esiste con Alitalia via Roma e Milano, Lufthansa via Francoforte e Monaco e Austrian via Vienna. Sono quotabili anche in questo caso mezza andata e mezza ritorno direttamente da GDS. Questo è un esempio di quotazione di Thai Smile, e come vi dicevamo, quota anche questo tutto direttamente
in automatico e segue, diciamo, proprio le regole di TAI a tutti gli effetti. Volevo fare solo una precisazione riguardo a TAI Smile, prima quando parlavo, diciamo, del bagaglio. Ho fatto l'esempio errato, nel senso che su Ratani rientra tra quelle destinazioni in cui è necessario fare la dogana, diciamo, direttamente a Bangkok. Faccio un altro esempio, se si ha un volo con destinazione finale Siem Reap, che il Bangkok Siem Reap è operato da TAI Smile, ecco, in quel caso appunto il bagaglio assolutamente da Milano Malpensa arriva direttamente a Siem Reap, nonostante sia un volo comunque operato da TAI Smile. Un'altra benefit che Thai Airways dà da vari anni con successo è diciamo, il benefit delle passeggeri che sono in luna di miele. Fondamentalmente con i nostri voli, a seguito delle dovute segnalazioni al nostro booking, da Malpensa e da Fiumicino diamo questa promozione luna di miele, sostanzialmente check-in privilegiato ai banchi di business class. Registrazione del bagaglio con priorità di riconsegna, vale a dire che all'arrivo alla destinazione finale i primi passeggeri a beccare il bagaglio dopo l'equipaggio sono i viaggi di nozze. Poi l'imbarco prioritario, a bordo dopo il servizio dopo il pasto all'andata, quindi voli solamente da Milano o da Fiumicino, viene servito la torta nuziale con una flute di champagne. Ecco. Molto velocemente servizi per cui assolutamente ci potete contattare. E un'altra magari domanda che ci viene spesso posta per quanto riguarda la preassegnazione dei posti. Con TAI, in tutte le classi di prenotazione la preassegnazione dei posti è gratuita. C'è un'eccezione che è quella dei posti in corrispondenza delle uscite d'emergenza o la primissima fila. Ad oggi si può acquistare. E al momento è un servizio che è acquistabile direttamente al check-in in aeroporto. In futuro sarà possibile poi anche attraverso o il nostro sito o attraverso come agenzia tramite l'emissione di un EMV. Al momento non è ancora stata, diciamo, attivata questa procedura, però qualora lo volessero è un servizio che viene assolutamente effettuato. Invece gli altri posti lo sono tutti. Gratuitamente, così come il check-in online è assolutamente gratuito dalle 24 ore prima della partenza. Ci sono alcune destinazioni in cui il check-in online non è consentito farlo, ma magari sono destinazioni in cui occorre un visto e quindi quello necessariamente deve essere Ovviamente. controllato al check-in in aeroporto. Questa è la nostra app, qui i passeggeri possono scaricare il boarding pass. Molto velocemente, questi sono i nostri contatti dell'ufficio di Milano e Roma, più che altro per informarvi che noi siamo tuttora e sempre presenti sul suolo italiano. Presidiamo il Esatto, mercato. non dovete chiamare un call center sparso chissà dove, che magari non è raggiungibile. Assolutamente, noi abbiamo l'ufficio qui a Milano e Roma con un staff preparatissimo e che è in Thai da moltissimi anni, quindi l'assistenza che vi viene data è assoluta. Qua, Qui, diciamo, qui, andrei vabbè, più che altro nelle sì, andare immagini, all'immagine giusto? era uno spot quello, scusate, 10 motivi per volare Thai, vabbè, visto che c'è la possibilità che NAR ci dà di rivedere poi questa presentazione, siamo invitati tutti quanti a rivedere e soffermarci sui singoli punti, perché un passeggero deve volare Thai, perché un'agenzia può consigliare Thai. E poi c'è qui una photo library, quindi delle immagini, prego. Vi ringraziamo dell'attenzione, io e Federica, e se a questo punto, visto che abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione, aveste delle domande, siamo ben lieti di rispondervi. Qualsiasi dubbio, qualsiasi cosa che è stata spiegata magari non correttamente e che non è chiara, qualsiasi cosa che riguarda o delle cose che vi vengono in mente dal punto di vista pratico, operativo, perché immagino che ciascuno di voi che ci sta ascoltando ha una relazione con il cliente particolare, quindi noi siamo qua anche per questo. Bene, intanto Se ci sono... grazie Federica e grazie Domenico per questa bella presentazione molto dettagliata e con tanti spunti utili sia per la vendita che per consigliare appunto di volare Thai. Io
Io mi permetto di dire che ho volato anche di recente con TAI e mi sono trovato molto bene anche in economy, spazio sufficiente per le gambe, io sono abbastanza alto, quindi devo dire che si vola molto bene. Tengo solo a precisare che quando abbiamo parlato, hanno parlato i colleghi dei plus nozze. Noi siamo ben lieti di informare TAI nel momento in cui viene confermato un viaggio di nozze. Ci occupiamo noi di informare TAI che abbiamo dei passeggeri in viaggio di nozze e quindi verranno poi attivati tutti quei bei plus che la compagnia offre. Quindi ricordiamoci sempre, ricordatevi sempre di segnalare clienti in viaggio di nozze, oltre che per il vettore, anche per altri benefits che possono avere sui servizi a terra. Se qualcuno ha delle domande, le può scrivere, se no possiamo proseguire con la presentazione del prodotto Thailandia. Tanto cambio lo schermo. Prego. Siamo stati esaustivi? No, Esaustivi. non volevamo avere questa pretesa, però giustamente, per carità, ci sono tantissime cose che uno può, magari vengono in mente dopo, è normale, quindi. Sì. Eventualmente, come diceva Mimmo, la presentazione è registrata, quindi qualora voleste riascoltarla o vederla, basta semplicemente andare sul canale YouTube di NAR, dove c'è questa presentazione, ci sono ovviamente anche tutte le altre presentazioni. Ora dovreste vedere la nostra homepage, se non sbaglio. Datemi solo una conferma. Marco, Sì. Marco, allora volevamo ringraziare, io e Federica volevamo ringraziarvi, vi lasciamo al proseguimento della vostra presentazione e ricordandovi che appunto come hai detto tu noi siamo raggiungibili all'indirizzo che si sono scorsi prima nella slide e comunque anche tramite chiaramente NAR, qualsiasi quesito è oltremodo benvenuto. Certo, benissimo. Io Grazie, ringrazio buona voi. continuazione, ciao, Grazie, grazie. Ciao. a presto. Ciao, Ciao. grazie. Ciao. Ok, bene. Allora iniziamo con una presentazione della Thailandia sulle novità e qualche spunto, diciamo, tecnico sul nostro sito che può tornarvi utile nella vendita col cliente. Penso che diversi di voi abbiano dimestichezza col sito, comunque faccio un passaggio veloce sulla home page da dove potete consultare la nostra programmazione generica, NAR, ma nello specifico andiamo a vedere Thailandia. Sul tasto consulta i nostri tour. Si apre la pagina dei tour della programmazione NAR, di tutta la programmazione, e da qui possiamo semplicemente con un tasto selezionare la destinazione e visualizzare i tour relativi a quella destinazione. Se ci assiste la tecnologia, adesso sta caricando la pagina, di solito non è così lento, ve lo garantisco. Quello che vorrei farvi vedere sono i nuovi tour che abbiamo ideato per la nuova stagione che ha validità dal 1 novembre al 31 ottobre 2020. Quindi siete già in grado di quotare tranquillamente tramite il nostro sito viaggi già per il prossimo anno fino a ottobre. Questo per quanto riguarda tutti i tour. O servizi a terra, quali possono essere visite, trasferimenti o soggiorno mare, quindi con la scelta di diversi hotel, ci sono anche nuove proposte sulle varie isole, quindi fino a ottobre del 2020 possiamo tranquillamente già fare dei preventivi. Qui ho selezionato la destinazione Thailandia, come vedete rimangono a video solo i tour dedicati a questa destinazione.
La novità principale sono questi pacchetti chiamati Tour Autentica Thailandia con due notti a Bangkok più estensione mare, con due o tre notti a Bangkok. Come funziona? Questi sono già tour completi di itinerario, quindi da Bangkok verso nord. Il Tour Autentica Thailandia è un tour, vi faccio vedere la scheda così capiamo meglio. Apro quello con tre notti a Bangkok, dove c'è anche una cartina così capiamo bene di cosa sto parlando. È un tour in partenza da Bangkok, quindi con tre notti di soggiorno, visite comprese a Bangkok. Adesso vediamo quali sono. Partenza verso nord via terra, dove si visitano la parte centrale della Thailandia, quindi Sukhothai, Ayutthaya, che sono le antiche capitali, per giungere poi al nord, nella zona di Chiang Mai e Chiang Rai, dove andremo a fare delle visite un po' nuove, un po' diverse rispetto a qualche tempo fa, più diciamo esperienziali, che vanno poi a completare quello che è il viaggio in Thailandia. E da qui, al termine del tour, partenza da Chiang Rai con un volo per una delle destinazioni mare che abbiamo scelto. Qua per ogni tour nel dettaglio appare l'itinerario. Vedete che le giornate a Bangkok sono piene, sono quindi inserite un paio di visite. Il primo giorno è il mercato galleggiante, che è una full day con pranzo. Il secondo giorno templi e Palazzo Reale, quindi si visitano i templi principali della città, i pranzi in questo caso sono inclusi, e poi il quarto giorno si inizia col tour vero e proprio verso nord, come detto, passando da Ayutthaya a Sukhothai per poi arrivare appunto nelle due città principali del nord. Qui al nord, come detto, sono stati eliminati alcuni dei templi meno importanti, ma ci siamo concentrati su un viaggio un pochino più di esperienze, quindi contatto con popolazioni locali, villaggi di etnie che troviamo solo nel nord della Thailandia. Sono villaggi autentici, non sono turistici, diciamo che non sono un po' come un tempo quei villaggi dove si andavano a vedere le donne giraffa, no, niente di tutto ciò. Sono villaggi veramente autentici dove ci sono delle persone che vivono e non si aspettano i turisti, quindi è qualcosa di diverso rispetto a prima. Si fanno delle visite un po' classiche, quelle imperdibili. Nello specifico a Chiang Mai si visita il Doi Suthep, che è uno dei templi principali, se non il più importante del nord, e poi a Chiang Rai il Tempio Bianco, che è sempre molto apprezzato dai clienti italiani. Uno dei più fotografati, se poi vedete qualche immagine, sicuramente piacerà anche a voi. E poi il Triangolo d'Oro, che non è altro che un punto panoramico dove si può vedere il confine e i paesi confinanti con la Thailandia, il Laos e la Birmania. E da qui, come detto, poi si parte per una destinazione mare, dove faremo 5 notti di pernottamento in mezza pensione. Nella scelta del soggiorno mare avete diverse opzioni. Qui siamo concentrati sulla stagione invernale, quella che va da novembre a marzo, quindi le destinazioni mare sono in questo caso Krabi, Phuket e Khao Lak. Con Phuket c'è la doppia scelta come diciamo durata del soggiorno a Bangkok, o 2 o 3 notti. La cosa importante e la cosa carina è che, selezionando la data di partenza, voi avete modo di costruire e di preventivare questo itinerario, se vi piace, semplicemente con due clic. Qui inseriamo la città di partenza, che deve essere obbligatoria, anche se non vogliamo i voli. Le tappe del tour sono fisse, non si possono modificare. Quello che possiamo fare eventualmente è aggiungere un pernottamento, due pernottamenti a Phuket se necessario. Selezioniamo la categoria di hotel, l'elenco hotel lo troviamo nella scheda del prodotto che abbiamo visto prima, e gli altri supplementi poi verranno calcolati in automatico. Quindi io vado a creare il viaggio.
Con un clic il sistema elabora e va a inserire il tour con tutti i supplementi in automatico del soggiorno mare, dei trasferimenti, la mezza pensione durante il soggiorno mare e le visite che sono all'interno delle 2 o 3 notti a Bangkok. In un attimo abbiamo già un preventivo, in questo caso solo land, un preventivo completo con tour di, in questo caso, 6 notti con visite a Bangkok, soggiorno mare di 5 in mezza pensione con tutti i trasferimenti inclusi. Questo è stato fatto in un minuto. Quindi, nel momento in cui selezioniamo l'itinerario che ci piace, in questo modo possiamo assolutamente fare un preventivo, dove, tra l'altro, non c'è un problema di aggiornamento quote dinamiche, perché sono prezzi comunque finiti, già definiti, non c'è la problematica della dinamicità, quindi in questo caso avete già una quotazione fatta. Se avete il dubbio dell'itinerario potete cliccare sul nome, si riapre la scheda prodotto e qui accanto avete tutte le date di partenza. Quindi, come a livello pratico, questo è molto interessante. Vi faccio vedere un altro tour nuovo. La scelta dei tour da novembre a ottobre rispetto alla stagione attuale, a livello di tour collettivi. Ecco una piccola parentesi: questi tour sono tutti collettivi, minimo 2 con guide locali parlanti italiano. Una cosa importante su questi pacchetti che includono anche il soggiorno mare, tenete presente che il Plus NAR per prenotazioni oltre 60 giorni data partenza prevede uno sconto di o 150 euro a pratica sul soggiorno con 2 notti a Bangkok o 200 euro col soggiorno di 3 notti a Bangkok. Quindi questa è una bella riduzione che facciamo per early booking a 60 giorni prima della partenza. Come detto, tutti i tour sono minimo 2 partecipanti con guide locali parlanti italiano. Da novembre, scusate, in avanti saranno un pochino limitati rispetto alla stagione attuale, però la scelta sarà comunque molto ampia. Ci sono sempre le versioni con 2 o 3 notti a Bangkok prima della partenza del tour. C'è una versione interessante, anche un po' diversa, che è quella con partenza dal nord verso il sud, quindi il percorso inverso rispetto al classico, quindi si arriva a Chiang Rai e si fa il tour verso Bangkok. Ci sono degli itinerari massimo 8 persone, come questo tour che appunto parte da Chiang Rai verso Ayutthaya e poi verso Bangkok. Quindi, per chi cerca anche dei tour con pochi clienti, c'è anche questa opzione. La scelta è molto ampia, ci sono tour che toccano la parte del fiume Kwai e poi il nord. Proseguendo, vorrei farvi vedere, ci sono ovviamente tour che hanno anche solo sono concentrati solo nella parte nord, quindi da Bangkok si vola, non si fa via terra, si vola a Chiang Mai o a Chiang Rai e si rientra sempre con un volo. Le opzioni sono veramente tante. Mi soffermerei un attimo su questo tour, si chiama Nord Experience Farmstay e Mekong, con la possibilità anche del pacchetto incluso di 2 notti a Bangkok. Qual è la particolarità di questo tour? Intanto che è un massimo 8 pax, come vedete nel titolo. E poi i clienti soggiorneranno in questa farmstay, questa fattoria del nord, molto piacevole, un'esperienza molto diversa da quelle che si possono vivere al nord. Vi farei vedere anche delle foto, vediamo se riesco. Ok, ecco, questa fa parte della spa che c'è all'interno ecco, dovreste vederla.
che c'è all'interno di questa farmstay. Questa è una sorta di sauna thailandese tipica che si può fare in questa fattoria. Queste sono le due unità dove ci sono le camere da letto, quindi si pernotta qui in un contesto meraviglioso di natura. Questi sono davanti invece campi e risaie. C'è la possibilità di preparare il cibo con le persone del posto che gestiscono questa farmstay, quindi piatti tipici del nord. Qui vedete altre attività. Qui fanno vedere come si estrae il caucciù dalle piante, la gomma di caucciù. È l'interno delle stanze, quindi assolutamente confortevoli, molto carine. Ce ne sono quattro in tutto, una al piano superiore e una al piano terra. Ecco qui lo stile com'è. E questo è il bagno. Quindi si vive questa esperienza un po' diversa, un po' particolare. Torniamo un attimo. Ok, eccoci. Quindi si può pernottare in questa fattoria, si fanno tutte queste attività, si fanno delle visite nei dintorni della fattoria, come delle piantagioni di tè, si vede la lavorazione del tè. Quindi, oltre a questo, poi si visitano altre località, un pochino meno turistiche rispetto alle classiche che troviamo a nord. Ad esempio, si va, a fare anche una piccola navigazione sul fiume Mekong, molto bella, dove siamo al confine con il Laos. Quindi, quando si naviga sul fiume, da un lato vedete il Laos, dall'altra parte la Thailandia. Si fanno dei piccoli trekking che vanno bene per tutti, non c'è bisogno di essere allenati, e poi si ritorna a Chiang Mai, visitando, come detto, il Doi Su Thep, che è appunto questo tempio molto famoso che si trova su una collina nei pressi della città. Tra l'altro, se si è fortunati, si può assistere anche alle preghiere dei monaci buddisti, che è un'atmosfera molto suggestiva. Quindi questo tour ha anche la particolarità, come detto prima, del massimo 8 clienti. Il motivo qual è? Quello che viene effettuato con dei minivan, e questi minivan al massimo possono ospitare appunto 8 passeggeri. Quindi questo rientra un po' nella offerta dei tour, sono molto particolari per quei clienti che cercano più un viaggio esperienziale piuttosto che un viaggio molto molto più classico. Detto questo, questi sono i tour. Vi farei vedere anche negli itinerari consigliati delle piccole idee di viaggio, novità che possono essere la base di quotazioni preventivi rapidi che volete fare a quei clienti che chiedono semplicemente un soggiorno a Bangkok più estensione mare. A parte questo qua, il primo che include l'Australia, selezionando la Thailandia, ho inserito queste tre idee di viaggio, diciamo così, sono basi di itinerari da cui partire per fare una quotazione. C'è sia la versione, diciamo, invernale sia quella estiva. L'invernale, ovviamente, parliamo di Khao Lak, Phuket e Phi Phi Island, Koh Samui, Koh Phangan e Koh Tao invece per quanto riguarda la stagione estiva, diciamo da marzo fino a ottobre. Questo non è un tour, non sono itinerari già prezzati, ma possiamo partire da qui per iniziare la quotazione. Nel dettaglio potete entrare anche qui, non c'è un itinerario, semplicemente c'è una piccola mappa con l'immagine. Se volete vedere come fare la creazione del preventivo, clicchiamo qui. Inseriamo una data di partenza, la località dobbiamo sempre inserirla anche se non andiamo a caricare i voli. Ok.
Spegniamo il tasto dei voli. Qui avete il numero di notti preimpostato, quindi l'idea è 3 notti Bangkok, 4 Phuket e 4 a Khao Lak. Avete un cliente che dice: no, ma io voglio fare 7 notti a Phuket, va bene, non ci sono problemi. Facciamone 7 e voglio fare 2 notti a Bangkok. Ok, allora ho fatto le mie modifiche. A questo punto facciamo che vogliamo anche i voli. Vado a creare il viaggio completo, il sistema molto rapidamente andrà a caricare i voli e gli hotel nelle tappe indicate. La scelta degli hotel naturalmente non è una scelta definitiva, potete eventualmente decidere se confermare l'hotel che il sistema vi propone oppure naturalmente modificarlo. Adesso vi faccio, i voli li ha già inseriti. Meno male che non ci sono i colleghi di Thai perché vedrebbero Emirates. Facciamo finta di niente. Il sistema sta ancora cercando gli hotel. Tenete presente che ci colleghiamo a diversi canali online, fornitori online, quindi noi scarichiamo prezzi, disponibilità in tempo reale. Questo è il motivo per cui il sistema comunque interroga vari servizi, vari fornitori e poi va a scaricare, a darci dei risultati e ci propone qualche struttura. Nel frattempo in alto a sinistra vedete che il prezzo totale sta cambiando, è un carrello, diciamo così, e lui va ad aggiornarsi. Qui ha già inserito l'hotel di Bangkok, l'hotel di Phuket e ora andiamo a modificarlo. Qui ha preso un hotel che non c'entra molto, a dire la verità. Diciamo che non ci piace, vogliamo cambiarlo, quindi rifaccio la ricerca degli hotel. Il sistema mi propone tutti gli hotel all'interno della programmazione. In questo caso Phuket, diciamo che scegliamone una a caso, ci piace il Caron Princess, lo vado ad inserire, togliamo quello che non andava bene, gli altri ci piacciono, però vogliamo anche i trasferimenti. Dobbiamo inserire l'assistenza, aggiungiamo, nel frattempo il mio totale sta cambiando, vogliamo anche i trasferimenti a Phuket e poi per Khao Lak, ci serve l'aeroporto hotel, andiamo a vedere qui se c'è il trasferimento. Hotel, andiamo a prendere questo, inseriamo, trasferimento, scusate, Khao Lak, e il trasferimento di uscita. Ok, a questo punto in pochi minuti io ho già una proposta assolutamente attendibile con voli disponibili in questo momento, hotel, alcuni su richiesta, ma considerate che gli hotel su richiesta sono quegli hotel dove abbiamo contratto diretto, quindi nella maggior parte dei casi riusciamo a confermarlo senza difficoltà. In questo momento io ho un preventivo fatto in pochi minuti, il totale lo vedete in alto, con un itinerario consigliato, un'idea di viaggio, diciamo così, che abbiamo modificato, però ci ha dato la possibilità di partire già da una base e da una proposta che magari non avevamo in mente da proporre appunto al cliente che si trova davanti a voi e che vi ha richiesto un viaggio in Thailandia, magari una combo di isole. Infatti, come vedete, sono sempre due isole. Questa cosa si può utilizzare anche come detto prima per la versione estate, quindi Samui e Koh Phangan o Samui e Koh Tao.
Questo tasto itinerari consigliati è un po' diverso da quello che è offerte di viaggio, dove in realtà sulla Thailandia qui possiamo invece quotare al massimo due tappe. Quindi negli itinerari consigliati avete visto che sono tre, qui invece sono due, la stessa procedura. In più il vantaggio qui è un vantaggio economico dove siamo molto più competitivi a livello di pricing e questi sono altri, è un altro strumento utile che può servire nel momento in cui avete una richiesta, come detto, di due tappe, Bangkok più soggiorno mare. Quindi tornando alla home page, questi sono un po' degli spunti che spero vi tornino utile nel momento della vendita, nel momento della costruzione degli itinerari. Il tempo a disposizione è terminato. Se avete qualche domanda, ovviamente potete farla ora oppure ci sentiamo anche telefonicamente. I colleghi del Booking, sono sempre disponibili a darvi tutte le informazioni e tutti i dettagli in merito, sia sulla destinazione Thailandia, ma anche ovviamente sulle altre destinazioni Oriente di Nar. Intanto vi ringrazio per la disponibilità e ci sentiamo presto. Vediamo se qualcuno ha qualche domanda. Grazie. Ok, vedo tutto chiaro, grazie ancora e a presto, buon lavoro. Grazie.